signore e signori, amici sportivi, buonasera, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Queste straordinarie immagini della squadra esterna 2 di Napoli e coordinate dal regista signor Roberto Gambuti vi giungono dal palazzetto dello sport di Roma. Il grande pugilato torna nella capitale con questa magnifica serata organizzata dalla Sport Promotion di Francesca Minardi. Fra qualche istante, fra qualche minuto, Vincenzo Cantatore, che appena, ecco, vediamo subito sul quadrato, tenterà di conquistare il titolo mondiale WBO dei massimi leggeri affrontando il campione in carica Johnny Nelson, britannico, iridato dal 1999, da allora imbattuto dopo ben 13 difese del suo titolo. Fra poco entreremo nei dettagli, ora continuiamo a seguire questa magnifica coreografia. Abbiamo visto salire Vincenzo Cantatore sul quadrato in questo palazzetto dello sport gremito in ogni ordine di posti. Veramente un ritorno del pugilato, il grande pugilato della capitale. Da tempo era attesa una serata così, finalmente possiamo dire la viviamo direttamente e voi con noi. Per inciso vi ricordo che la prima riunione all'interno di questo impianto si tenne il 28 novembre 1959 e ad organizzare fu Rino Tommasi, il valentissimo collega e maestro, che tra l'altro è presente a questa serata. Con me, come di consueto, Nino Benvenuti, che, buonasera. Che ha già combattuto anche in questo impianto. Eccolo qua, Johnny Nelson intanto. Eccolo qua, The Entertainer, Ivanson Johnny Nelson, eccolo qua. Un grandissimo showman, una pugile che sembra non prendere mai sul serio il suo impegno, ma i risultati stanno a dimostrare e a dire tutto il contrario. Ricordo che per lui è la 14ª difesa consecutiva del titolo, fino ad ora 13 difese vittoriose, imbattuto con la cintura di campione WBO dal 1999. Il pronostico, come detto da più parti, pende dalla parte del campione Johnny Nelson, ma io vi dirò per quale motivo invece Vincenzo Cantatore ne ha tante di chance per fare rimanere a Roma la cintura di campione mondiale WBO dei massimi leggeri. Siamo agli inni nazionali, eccolo qua il campione inglese. L'inno britannico per il campione Ivanson Johnny Nelson. In effetti occorre dire che Johnny Nelson da questo momento mi pare che non scherzi più. No, ha una faccia che non lascia a presagire nulla di buono, anche perché sembrano due occhi che vogliono perforare il viso di Cantatore, che lo guarda però con serenità. E siamo ai nostri fratelli, l'inno di Mameli per Vincenzo Cantatore. Al suo fianco Patrizio Oliva, il presidente della Federbox italiana, Franco Falcinelli.
nazionale italiano, l'inno di Mameli, cantato a tutta voce dal palazzetto dello Sport di Roma, 3.500 persone almeno, per accompagnare l'impresa di Vincenzo Cantatore. Eccolo qui il nostro pugile, Colonia Sport Promotions, nato a Santo Spirito di Bari il 22 febbraio 1971, ma vive da sempre a Roma. Il suo record, 30 vittorie, di cui 27 prima del limite, 3 sconfitte e un verdetto di parità. Ivanson Johnny Nelson, campione mondiale in carica, Colonia Frank Warren, è nato a Sheffield in Inghilterra il 4 gennaio del 67, va per i 39. Il suo record, 44 vittorie, di cui 29 prima del limite, 12 sconfitte e 2 verdetti di parità. Al peso 90 kg e 50 grammi per Johnny Nelson, 90 e 400 per Cantatore, il limite dei massimi leggeri è 90 kg e 678 grammi. E l'arbitro del combattimento è il portoricano Roberto Ramirez. I giudici: Melvina Latan, statunitense, è una signora; Larry Hazard Junior, statunitense anch'egli; John Jacobsen, danese; supervisore WBO Edoardo Checoli della Federazione di San Marino; supervisore federale dottor Antonio Del Greco; vicepresidente federale, il medico dell'incontro dottor Massimo Moscetti. Patrizio, non sei soddisfatto come noi, pare. Non ho dato la vittoria. Ho visto 2-1. Sentiamo. C'è la lettura del verdetto. Verdetto a maggioranza. Due giudici hanno votato per un pugile, un giudice per l'altro. E qui vedo contrastato, dovrebbe essere in favore di Nelson. Del verdetto. Vediamo. Giudice. Sentiamo. Giudice Latan. Latan. 116 a 111. Judge Latan. Under 11. For Nelson. Per Nelson, più 5 punti. Giudice Jacobsen. Jacobsen danese. Giudice Jacobsen, 115 Nelson, a 112, 112. Judge Jacobsen, 112 per Cantatore. Per Cantatore. For Cantatore. Cantatore. Giudice Hazard. 115 a 112. Judge Hazard, 112 per Nelson. Esatto. E allora verdetto contrastato del mondo WBO massimi leggeri. Così conserva il titolo Johnny Nelson. Ma